Dunque, inizia finalmente il nostro viaggio. Come ho detto, non mi ricordo assolutamente dove si possano trovare i Digin nella natura selvaggia, ma onestamente non è un problema che ci dovremmo porre adesso. Non credo che li troveremo appena usciti dal villaggio, dato che comunque ne abbiamo appena trovato uno. Quindi, allora, abbiamo questa zona qui e questa zona qui a destra. Abbiamo trovato un topo che durerà, dopo essersi aumentato la difesa, giusto un altro attacco. Muori? Perfetto, bravi ragazzi. Allora, di qua andiamo al deposito dei taglialegna. Accesso diretto all'altopiano, ingresso consentito solo ai taglialegna, quercia. Così si fa chiamare il capo del villaggio dei taglialegna per venire dall'ormai scomparso villaggio di Vale e conosce Isaac. È un uomo a volte molto brusco, ma è molto amato dai taglialegna. Per il bene del suo villaggio è disposto a mettersi in gioco e rischiare tutto per tutto. Ok, quindi immagino che di qua non si passi ora. Quindi andiamo da questa parte. E siamo al... Me lo ricordavo di quei fiori, li ho visti prima e mi ricordavo che si alzassero. Me lo ricordavo benissimo. E c'è un Digin di vento. Ah. Pensa un po'. Beh, io ho detto che non ne avremmo trovato subito uno nella natura, quindi... Non ho del tutto sbagliato. Mettiamo turbine da questa parte, palla di fuoco, non penso ci serva, però teniamola comunque attiva. Arrampicarsi sugli alberi farà arrivare lontano nella vita, almeno per noi ha funzionato. Ah beh, certo. Vediamo, fuco d'ape. Per il momento non penso che troveremo difficoltà nelle battaglie, però credo che comunque dovremmo fare attenzione per il momento. Andiamo di qua. Ecco fatto. E iniziamo ad andare nella versione inversa di dove è andato il Digin. Ed eccolo lì che è riapparso il fiore. Che cosa abbiamo qui? Alimentate la funivia con il fuoco per farla funzionare. Attenzione a non scottarvi se ci siete sopra. D'accordo, il Digin credo sia andato da quella parte. Noi comunque giriamo un po' da tutte le parti per vedere che cosa c'è in giro, ovviamente. È andata da sola, ok. Forse sarei dovuto salire prima. Credo, aspetta, magari in realtà ora è attiva e posso usarla quante volte voglio, eh. No, dovevo usarla una volta seduto e basta. Ecco qua. Ma posso scendere? No, fammi scendere. Ok, grazie. Abbiamo trovato della menta che dovrebbe aumentare l'agilità. Ci ho pensato ma non me la ricordavo. Ok, di questa prima zona dovremmo aver fatto tutto. E momentaneamente incontrare tutti i nemici che ci sono in giro non mi dispiace. Mi dà un po' fastidio come al solito, però perlomeno iniziamo a farci qualche punto esperienza, che schifo non ci fa. Che comunque siamo all'inizio del gioco e Terry è indietro di un livello, quindi bene o male ci serve. Il Digin dove si trova? Non me lo fa vedere? Ok, solito enigma dei tronchi. Quindi qua abbiamo la funivia che tornerà indietro. Vediamo che cosa dice il cartello. Godetevi la natura, arrampicatevi su un albero. Abbiamo capito, quercia, cacchio. Tu e il tuo amore smisurato per gli alberi. Qua. Questo proviamo a spingerlo dall'altra parte, che non si sa mai. Questo da questa parte. Ma... il personaggio è rimasto tutto bloccato nell'animazione. Vai di là. Oh, mi sono dimenticato di spostarlo in alto. Ecco fatto. Ci passa? Perfetto. Ci passa, ci passa. Da questa parte non c'è più nulla, giusto? I fiori di qua ci servono a qualcosa? Nel senso, ci servono per passare? Osservate come i fiori elica si sollevano quando vengono colpiti dal vento. Certo, grazie. Il che mi fa chiedere, ci serve a qualcosa? Nel senso, ci servono per passare da questa parte, perfetto, quindi. Più che altro non mi ricordo se hanno tipo... se hanno tipo un tempo. Non mi ricordo, forse sì, forse no. Abbiamo trovato?
Un'ascia di Temis. Buono, già una prima arma, che credo proprio che Terry beneficerà. Tra l'altro, ah, possiamo usarla anche noi. Perfetto. Bonus d'attacco 41. Hai qualche abilità? Carica impetuosa e pietralegge. La diamo a Terry 45 di attacco bonus. Quindi noi 41, lui 45. Sono quei 4 punti di più, non è chissà quale bonus. Ma schifo non ci fa. Tieni, soprattutto inizio game. Ok, il Digin si trova da quella parte, però non credo che noi possiamo salire. Dovremmo usare la funicolare. Posso andare di qua? Certo che possiamo. Dobbiamo trovare il modo di salire fino in cima. Vediamo quanto facciamo con l'ascia, se non lo uccidiamo prima il gorillone. 31. Beh dai, come danno per il momento è meglio di nulla. Anzi, se riusciamo ad aumentare, esatto, un po' di livello a tutti, riusciamo a cavarcela, secondo me. Come facciamo a salire? Perché di qua si esce. Però forse riusciamo anche, esatto, a rientrare, vero? Resisti, figliolo! Credo, esatto, che sia il boscaiolo. Papà, non riuscirò a rimanere aggrappato per sempre! Aiutateci! Qualcuno chiami l'adepto del vento! Eccomi, sono un adepto del vento. Però, guarda un po'. C'è il turbine che ci risucchia l'energia. Ah no, invece no, strano. Evviva, sono salvo! Grazie dell'aiuto, senza di voi non ce l'avrei mai fatta. Papà, cosa farai ora? In qualche modo riuscirò a tornare a Bilibin. Che dica mamma, sarò molto preoccupata. Che ne so. Dille che troverò qualche altro modo per tornare, andrà tutto bene. Va bene, correrò a casa il più veloce che posso e glielo dirò. Buona idea, passando per la valle arriverai molto prima che scenda la notte. Va bene papà, ci vediamo a Bilibin. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore ragazzi, al giorno d'oggi è raro vedere qualcuno comportarsi da eroe. Ma tu non sei per caso Geco? Qualche ora fa un uomo piuttosto anziano mi ha chiesto se avessimo incontrato dei giovani avventurieri. Mi ha chiesto di riferirti un messaggio. Ora che il ponte è rotto dovete attraversare le montagne di gomma per un altro modo. Quindi dovete andare da quella parte. Lui sta perlustrando una via alternativa e vuole che lo incontrate nelle caverne sotto le rovine qui vicino. Mi ha anche chiesto di indicarvi dove sono le rovine. Si trovano lungo la strada che porta a sud. Almeno mi pare che abbia detto così. Va bene, ora vi saluto. Magari un giorno ci rivedremo a Bilibin. Vorrei che ci fossero più brave persone laggiù. Persone come voi. Vabbè, buona sapersi. Guarda che abbiamo qui, il figlio di Isaac. Sei un cacciatore di vortici come tuo padre, Geco? È da parecchio che non vedevo un vortice del genere. Ha distrutto parte del villaggio. Quercia, io non ho mai visto non ho mai visto nulla di simile. Isaac ti ha spiegato tutto sui vortici psienergici, vero? Cosa? Ne hai già visto uno così grande nella foresta nebbiosa? Vortici del genere sono piuttosto rari. Non ho mai visto vortici psienergici più grandi di un'ascia, ma si dice che nelle foreste nebbiose ce ne siano di enormi. Forse li seguono, è colpa loro! State zitti, cretini, siete in cerca di guai! Non esagerate! Volete fare a botte? Ora basta, calmatevi tutti, i vortici psienergici appaiono ogni 10 anni, non li hanno certo portati loro! In effetti, mi ricordo che qualcosa di simile è successo anche 10 anni fa, allora ero solo un bambino. Già, i loro genitori stanno cercando di capire perché continuano ad comparire. Il fatto che ora siano più grandi mi dà da pensare. Qualcosa di grosso sta succedendo vicino al Monte Aleph. Quindi i vortici stanno colpendo ovunque. Questi buchi risucchiano la psienergia. L'equilibrio dell'energia elementale del mondo deve essere in pericolo. Questo vuol dire che sta per tornare. Non è detto. La luna del pianto non apparirà di nuovo se si riesce a bloccare la diffusione dei vortici. Ma chi potrebbe fermare uno di quei cosi?
Forse Kraden, quel vecchio studioso di alchimia e i suoi assistenti ne stanno già occupando. Sono passati di qui poco fa. Kraden, hai detto? L'avremmo dovuto incontrare proprio qui. Ah, stavo aspettando voi. Perché ah... Ma che succede? Mi sento male. Abbiamo già visto una cosa del genere. Si è rimpicciolito. Che fanno questi? Oh. Ehi, dove stai andando? Stai cercando un modo per passare dall'altra parte. Dobbiamo controllare il resto della zona. Forse la funivia può farci passare dall'altra parte. Bene, proviamoci. Nessun vortice avrà la meglio su di me. Da parte che è andato tutto piano, pensavo fosse tipo controllato mentalmente io. Non credo che questo sia abbastanza stabile. Secondo te possiamo usarla per passare? Penso proprio che stia per cadere a pezzi. Sei sicuro? Beh, direi di sì. Sì, direi proprio di... Pensa se si fosse rotta con uno di noi sopra. Quella invece? No, non lo so. Potrebbe rompersi come l'altra. Cosa vuol dire non lo so? Vuol dire che non penso sia in grado di sopportare a lungo il peso di una persona. È ridotta così male? Potrebbe farcela, ma sarebbe molto rischioso. Rischioso, eh? Il rischio è il mio mestiere. Aspetta, Quercia. Non stare mica pensando di salirci sopra. Perché no? Con un po' di olio di gomito e un po' di psi-energia? Oh no, non un altro dei tuoi piani strampalati, Quercia. Forza, che razza taglialegna sei? Mostra un po' di coraggio. Quell'affare è troppo pericoloso. Avrò bisogno di molta velocità. Con una buona probabilità inizierà a cadere a pezzi quando ci salirò sopra. Non appena sarò salito, voi due usate la psi-energia morsa per darmi una bella spinta. Non è male come idea. E se non funzionasse? Funzionerà. Usate la psi-energia morsa. Morsa, con questa psi-energia di terra è possibile portare vicino a sé oggetti che si trovano lontano. Può anche essere usata per superare i burroni. L'idea non è malvagia, ma sai che in ogni caso questa funivia andrà a pezzi, vero? Non abbiamo altra scelta. Devo andare dall'altra parte per vedere se il vortice psi-energico ha provato altri feriti. Ha provocato. Lo so, ma mi sembra un piano troppo avventato. Allora, avete intenzione di aiutarmi o no? D'accordo, io ci sto. Anch'io, ma se le cose vanno male poi non dire che non ti avevamo avvertito. Vediamo il grande piano di Quercia. Non so voi, ma io ammiro davvero Quercia. È ovvio che tu la pensi così. Mi meraviglia che non ti sia offerto volontario per il suo piano. Qui ci sarà di divertirsi. Forza ragazzi, pronti? Ora! Marsa! Con le fotografie. Buona fortuna! Ce l'ha fatta! C'è riuscito! Cosa c'è che non va, Caris? Ce l'ha fatta, d'accordo, ma ha completamente distrutto la funivia! Ora che è rotta non potremo più raggiungere la valle che attraversava le montagne di Goma. Quando troveremo Kraden, come faremo ad andare nel Morgal per recuperare la piuma? Volete superare le montagne ed andare a Morgal? Potete ancora riuscirci, c'è un'altra strada. Le caverne sotto le rovine di Compa attraversano le montagne di Gomma per poi prendere due direzioni diverse. Una strada porta a nord, vicino a Bilibin, l'altra porta a sud, nella parte inferiore della Ngara. Se proprio volete andare a Morgal, cercate quelle caverne e seguite la strada che porta a nord. C'è un solo problema. La strada che conduce alle rovine di Compa è sbarrata da una porta. Occorre un lasciapassare per procedere. Potete ottenerne uno al campo di addestramento psi-energico vicino alla bottega di Brugola.
Buon per voi che sembrate essere degli adepti svegli. Avete proprio bisogno della psienergia per raggiungere le caverne al di sotto delle rovine di Compa. D'accordo. È stato un bello spettacolo. In ogni caso, come facciamo ad arrivare da questa parte? Posso usare... Non so se spostamento ci arriva. E infatti, troppo corto. Ci servirà probabilmente morsa. Non è detto in realtà. Forse salendo di sopra? Direi di no. Oh, finalmente un negozio che ci vende qualche vestito un po' più buono di quelli che abbiamo. Allora, tu beccati la tiara. Hai qualche rarità? Il bastone magico. Cavolo, ci costa quanto tutte le monete che abbiamo. Certo, non è un grande bonus e forse potremmo anche lasciare un attimo perdere per il momento. Ha qualche abilità speciale? Furia del vento e tenebre. Più 27 di bonus d'attacco. Però se gli vendo l'arco, ci dà abbastanza soldi per poterlo comprare. Dai, va bene. Meglio per Caris, insomma. Ah, tu sei il saggio che vivi sotto il negozio. La porta non si apre da questo lato, è bloccata. D'accordo. Forse posso entrare dal retro? No, però ho trovato dei soldi. Wow. Cacchio. Al momento 100 e passa monete e... tanta roba. Questo legno posso muoverlo? Sembrerebbe di sì, Fa vedere. Perfetto. Vabbè. Ehi, che cazzo ci fai in casa mia tu? Geco? Quanto ci ha messo ad alzarsi? Ne ho avuto abbastanza. L'unica cosa da fare in questo momento è tenersi alla larga dai disastri. Sono sopravvissuto al sole d'oro solo per vedere cose del genere apparire là fuori. Nasconditi finché c'è in tempo. I vortici più energici potrebbero succhiarci tutti. Spero che almeno abbiate qualcosa di buono dentro questa... questa casa, perché sia valsa la pena di entrare. Ne è valsa sì la pena. Però mi è venuta un'idea. Forse non ci arrivo da lì? Ma se faccio il giro dietro le case come abbiamo fatto adesso... Esatto. Non abbiamo più bisogno di essere davanti agli oggetti per poterli spostare adesso. Basta essere nel raggio d'azione. Molto meglio. Quindi andiamoci a prendere quel piccolo Digin che ci aspetta dall'altro lato. Cosa abbiamo trovato? Dell'erba. Vabbè. Non si butta via nulla, no? Accendiamo il focherello. Vai. Ecco qui. Ciuf ciuf. Almeno questo non cade a pezzi, dai. Almeno quello. Si spegne prima che ci saliamo sopra, vero? Così devo usare di nuovo palla di fuoco, certo. Non sia mai. Non sia mai che rimaneva acceso. Perfetto. E con questo arriveremo a 3 Digin, uno ciascuno. Perfetto, eccoci qua. Facciamo un salvataggio. Non dovremmo aver problemi, quindi combattiamo. Ma proprio davanti al Digin. Mamma mia. Vabbè. Almeno ci facciamo qualche punticino extra di esperienza. Porca troia, che male. Dai, dammi un po' di punti esperienza, su. Che così Terry sale di livello. No, peccato. Era proprio talmente davanti a sto Digin che ho pensato fosse lui il combattimento. Vabbè. Tu chi sei? Ah, non ci dice il suo nome per ora. Ma dai. 37, 34. Con un attacco normale. Terry per il momento credo che a livello di attacco sia quello messo molto meglio. Usiamo, non so, una psienergia, che così gli facciamo un po' di male. No, tu no, perché gli faresti poco danno. E tu, palla di fuoco. Vabbè. Vittoria. Che bel suono. E tra l'altro anche nella mappa, quando gira per entrare nella squadra, gira davvero. Soffio. Soffio, vediamo. Ah, proprio era lo sprite normale questo. Questo sprite del volo è stato incontrato sul sentiero dell'altopiano di Goma. È così veloce da cogliere di sorpresa il nemico. Ma nel concreto, quando colpisce può raddoppiare il danno. Su di noi ci aumenta solo di 3 l'attacco, che non è granché. Se facciamo cambio, lei apprende soffio vitale, perde squarcio, noi diventiamo un bruto, lei è un eolomante. Perde PS, aumenta i PP, perde l'attacco e perde la difesa. Wow. Direi che per il momento state... bene così, come siete. Ah, tra l'altro, ho appena visto questa cosa. Tu che hai da dire?
In fondo a questo burrone scorrono delle violentissime rapide. Stai attento a non cadere o annegherai. Andiamo a vedere. Due digini in una botta sola? Ti prego non scappare. Ah, così? Semplice. Vabbè, effettivamente eravamo ancora nel villaggio, però mi aspettavo il combattimento io. Digi Mercurio Freddo si piazza su Geco. Freddo. Questo spirito del gelo è stato trovato nel villaggio di Taglialegna. Il suo attacco rende i nemici fragili e vulnerabili. Se ce lo teniamo noi, che cosa diventiamo? Un giustiziere. Che onestamente credo sia un buon guadagno. Beh, che dire, una sorpresa dietro l'altra in questo villaggio.